Buonasera, gentili telespettatori, benvenuti all'edizione serale del nostro giornale. Apriamo con una notizia davvero eccezionale e sorprendente. Da oggi la provincia di Rimini ha un nuovo assessore. Si tratta di Achille Bianchini, detto Chilei, della famiglia dei Zazzarei, maestro presso la scuola elementare di Spadarolo di Rimini. Achille Bianchini sarà il nuovo assessore al dialetto. Oggi il problema della salvaguardia del dialetto è molto sentito dalla nostra gente e le recenti manifestazioni lo dimostrano. Se ne discute molto e non solo nella nostra provincia. Numerose iniziative sono state promosse per affrontare questo problema e i risultati sono stati lusinghieri ma non risolutivi. Da qui l'esigenza di avere un assessore che si occupi esclusivamente di questo tema. Ma andiamo a conoscere più da vicino il nuovo assessore. Chi è Achille Bianchini, detto Chilei? È un maestro elementare salito spesso agli onori della cronaca per la strenua battaglia che instancabilmente combatte per la difesa del dialetto. Ricercatore indomito sulle radici della nostra lingua, Bianchini è balzato più volte agli onori della cronaca per le sue peripezie, la più eclatante delle quali è stata l'occupazione armata del Teatro degli Atti di Rimini insieme ad un manipolo di briganti facenti parte del famigerato Gruppo Gratusa, che significa Gruppo Armato Tutela e Salvaguardia del Dialetto, azione che è costata al Bianchini l'arresto, il processo per direttissima e la detenzione di 2 mesi al supercarcere dei Casetti. Proprio in questo periodo la sua fama ha avuto una brusca impennata, dovuta anche ad una clamorosa e inaspettata sommossa popolare che ha portato alla sua anticipata scarcerazione, come si suol dire, a furor di popolo. L'eco delle gesta del Bianchini ha ben presto superato i confini della nostra provincia, ha avuto diversi passaggi su varie televisioni nazionali ed è stato addirittura ospite del Maurizio Costanzo Show. Bianchini e i suoi fidati collaboratori hanno fondato un movimento politico-linguistico che nel breve volgere di qualche mese ha registrato migliaia di adesioni e un fortissimo consenso popolare. In questo euforico contesto giunge oggi, a sorpresa, la sensazionale notizia della sua nomina ad assessore al dialetto con portafoglio della provincia di Rimini. Vediamo insieme questo servizio. Sì, voglio dire formalmente che noi stiamo proprio in questi giorni organizzando il nuovo servizio provinciale che si occuperà specificamente di dialetto, del dialetto romagnolo e in particolare il dialetto riminese. E questo servizio avrà un responsabile politico e amministrativo che è il nuovo assessore al dialetto. Ho pensato a lungo, ma questa è una delega importante, legata all'identità di questo territorio e dunque finalmente siamo arrivati a questa conclusione. Occorre un assessore in più, l'assessore al dialetto riminese, che si spoglia con il dialetto romagnolo ma al dialetto riminese. Ecco qua, ci ho pensato e finalmente penso di delegare a questo ruolo così delicato il nostro qui importante concittadino che può svolgere ad alto livello questa funzione. Quindi da oggi ti nomino assessore al dialetto della provincia di Rimini. Grazie. Grazie Presidente, io sono molto onorato. I riminesi, i romagnoli possono dormire sonni tranquilli perché qui hanno un paladino del dialetto. E non vi preoccupate che io e il Presidente faremo un ottimo lavoro insieme. Grazie. Sì, fra l'altro io essendo un Presidente che di Rimini ma anche dell'area nord, quindi Bellaria, Bordonchio, Igea Marina, a Sossicur che ti farei un grande lavoro. A Sossicur anche a me, non gli do vinto. Grazie, grazie, grazie. Amen.
grande valentia. Insedio nel mio nuovo assessorato, via andare! Me ne sono convinto, le è snata la mia testa, sono convinto che lui non c'è, se io voglio lui non c'è, sono convinto, voglio correre. Che fase questa? Adesso mi ha convinto 33 e lo espresso. Un, da, tre. Ma professore! Professore! Quella è la mia poltrona, eh! Che me la dia subito, guardi che io! Non ci metto niente a chiamare le guardie forestali della provincia a farla sgomberare con l'uso della forza, professore. Non scherzo io, professore. Stia calmo. Non si agiti. Sono venuto per congratularmi con lei, per farle i miei complimenti. Certamente. Sa che io non ho mai approvato il suo progetto di salvare il dialetto dalla sua inevitabile scomparsa. Sono gai. Ma devo riconoscere che il suo coraggio e la sua determinazione hanno dato dei frutti e questi frutti potranno un giorno maturare. Lei oggi ricopre una carica importante, eh? Certamente. Ha raggiunto il potere, è diventato assessore. Ah no, oscia che no, Achille Bianchini, già maestro elementare nella scuola di Spadaroli di Rimini, ora è anche assessore al dialetto per la provincia di Rimini. Sescas lei, con portafoglio, caro mio. Adesso, puntaga di poltrona, però, che me da qui devo studiare la tattica per il dialetto. Andare, via, Andersen, beh, aria, via. Non si agiti, glielo lascio la sua ben meritata poltrona. Certamente. Anzi, sono proprio curioso di vedere che cosa riuscirà a fare. Come riuscirà a salvare il dialetto dalla sua inevitabile scomparsa. Lo sa che sono in molti a credere in lei, eh? Certo. Per alcuni lei è l'uomo della provvidenza. Ma deve stare attento, perché molto spesso il potere porta i pensieri lontano dagli obiettivi. E quindi deve stare molto attento. Deve stare molto attento. Sai che fai, professore? Potete scolare? Sono per là, mi faccia lavorare, mi faccia sediare. A me non mi faccia sediare. Vedrà che i romagnoli, caro professore, possono dormire sonni tranquilli, che qui c'è uno che sa il fatto suo, uno di cui ci si può fidare. Oscia che no, caro professore. Guardi qua, guardi, professore. Questo è il programma che adesso il presidente Nando Fabri ha detto che mi insedia. Adesso giorni mi insedio, quando mi insedia questo programma. Guardi, ho già parlato anche in regione con Mascherani, lo conosce Vasco Rani? Io e Vasco siamo così, adesso quando lo presento, questo è un programma che è una bomba, altro che la morte del dialetto, la rinascita, il rinascimento, il risorgimento del dialetto, caro professore. Beh, sono contento di vederla così motivato, così entusiasta, così sicuro dei propri mezzi. Certamente, come no. Ne avrà bisogno. Anzi, sono proprio curioso e continuerò a tenerla d'occhio, a seguirla, a stare con lei, eh? Perché sono proprio curioso di vedere che cosa riuscirà a fare. Ma se la sta presso, professore, super arrivato. Sono appena arrivato, professore, che mi lasci lavorare. Anzi, se mi vuole fare un favore lei, cospasta vede me che può. Che vaga via, professore, che vaga via. Non lascia lavorare in pesa. Vado, ma si ricordi che io la tengo d'occhio. Ah. Io la tengo d'occhio. Ah, Marco, to a me sei. E professor un tendo. Me lo sono segnato, così. Da droga questo. E di qua le bella la provincia, è battaglia la provincia, granda, chicuridur grand, tot pulito, cari ragazzi gentili, buongiorno assessore, si comodi assessore, corridor qua, quedri, fior, piante da frutto, veste che piante da frutto, la roba non se l'aveva mai vista. Guarda, scrivania chi mi ha detto, questo è Massello, la sedia, poltrona seggirevole, e via di roba. Trova chi me l'ha detto. Carlo Vento, massimo rispetto per l'istituzione. Certamente. Mi deve fax, telescrivente, tutto quanto. Computer non l'ho voluto, non si sa mai, eh. Non ho fatto anche l'antifluenzale, quest'anno non vorrei.
Va bene così, telescrivente va bene. La provo subito, via, prova, telescrivente. Pronto, centralino, parlo con la signorina del centralino, sono l'assessore Bianchi dal dialetto. Oh, Nando, si te? Scusami. Oh, ho sbagliato numero, Nando, scusa, volevo chiamare la signorina del centralino, scusami, se ti disturbo. No, mi sono insediato, Nando. No, chiaramente, mi sono insediato nell'ufficio, ma aspetto che tu mi presenti in consiglio, chiaramente. Nando, non prendo nessuna iniziativa, come mi hai tu ben detto, chiaramente, no, Nando? Molto bello, mi hai messo in un bel posto, Nando, molto, molto bello, lo sai? Sì, te stai bene, Nando, Va bene? Allora ci sentiamo, grazie Nando, saluto. Ciao. Ustime presidente Nando, se ne è un buon ben Nando. Ah, che de conferenza stampa l'ha detto, ti sto alle parole. Questo è il fiore all'occhiello della nostra giunta, l'ha detto Nando. Battaglia, soforno, ma... Piuttosto, chi tu sono? Ah, era dagli 8:30, le hanno passate, non si vede ancora nessuno, non è che andè chi tu sono? Avanti! Kille! Oh, Cicchetto! L'allora da rivè! Mezz'ora che siete chi corridore! Non hai visto i cartelli? Non hai visto i cartelli? Non gli ho scritto niente a fuori! Come? Carattere cubitale! Carattere cubitale! Non ho visto un po' una stanzetta qui, un ufficio, un nessun, un tarena segretaria! Ah, ta buono! Madame Dea, ma Nando, te la mando momenti te la mando, sarà questione di giorno! Non era nessun! Di! Ci stimi bene? Che è? È l'ufficio che sta roba! Bella provincia! Ad belle puntolini, tutto rosa. Scrivo in azienda, guarda che roba. Questo è moga, eh? Scrivente. Bravo, è proprio bene. Cucitrice, tutto. Carrozzeglio, massimo rispetto, eh? È proprio bene. Massimo rispetto per il evidenziatore. Certamente, non vedi? È tutto. Certamente, questa è la provincia, bambini, eh? Di, state sentiti piuttosto. Clep Pataca. Tabò. Hai vedete? Gigi, aspidiamo agli 8 lì, da 20 punti. Andiamo a fare colazione. E poi gli 8 e mezzo assimile da chi è il puntuale. Ma capì quello che. Ma fai! Senti come un burlino, arriva adesso. Gigi, vieni qua! Ma fai! Oh, ci qua! Oh, chi lei? Che si chiede dentro la mia camera? Su lei! Su lei! Porca, che si vede in quecciata. Ah, aveva detto agli 8 e mezzo. Ma non so se. Purtroppo, fino a convergenzimo la dai, quella non poteva dire che lavoro è con questo fa. State a sentire, di qui a 7 bare, siamo nella provincia, massimo rispetto per il ruolo istituzionale che indosso, bambini, Ah, ve lo dite, Capisco. Guarda quel. Ben vestiti di seta, guarda il figurino che so, guarda. No, aspetta un secondo, Burdel, perché adesso mi ha detto che si era messa la buretta, ti sei. C'è tutto cloi, tutto di freddo, dammi una mena piuttosto, aspetta la buretta, Burdel, non è che si può te dritto. È proprio il dammi una mena qua, va là. Guarda, siamo nella provincia, massimo rispetto. Allora, avevo comunque i quei per dare roba una massa importante, cose molto importanti, bambini. Che me a giorni mi ha detto Nando, a giorni ti insedio, mi sedia nel consiglio. E me ho preparato il discorso che farò nel consiglio. A veletti in anteprima muovi al dopo. Ma ne un? Certamente, durante l'insediamento. Fa positivo. Allo scritto in italiano, perché ancora i consiglieri a Vezindre il dialetto non lo sanno. Adesso si porteranno avanti. E di ignorante. A veletti, stai a sentire. Noi abbiamo una grande responsabilità davanti a tutto il popolo romagnolo. Il cittadino romagnolo è preoccupato per le sorti della propria lingua, non dorma la notte, è ansioso, è lenso. Il cittadino si aspetta molto da noi, il cittadino ha grandi aspettative da noi. Noi oggi abbiamo in mano il destino del dialetto romagnolo. Ma anche ne ho? Anche talmeno l'avevo. Enca voi, bravo, se mi posta, su un'etta. Te la sentivo. Va bene. Allora, abbiamo fatto grandi sacrifici per arrivare fino qui. Abbiamo combattuto grandi battaglie per arrivare fino qui. Abbiamo realizzato imprese, abbiamo superato ostacoli che sembravano insormontabili per arrivare fino qui. Ma oggi possiamo dire che il nostro sforzo non è stato invano. Vero, bravo. Certamente.
Noi sappiamo che la strada è lunga davanti a noi, la costa è lunga, Burdelle, è piena di difficoltà. Ma oggi abbiamo raggiunto il potere politico che, sommato all'appoggio dei cittadini, ci permetterà di realizzare il nostro obiettivo: salvare da morte certa il dialetto romagnolo. Bravo! 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 Silenzio, bambini, bene, silenzio. Orf Burdella scappando da un imbasce, usciamo da un incubo, cari bambini, e realizzeremo il nostro sogno: dare al dialetto romagnolo la dignità di lingua. Evviva il dialetto romagnolo! Evviva! Ascendi Romagnol, ascendi al fati peri, usci esaltare a neri, e tutta doni veri, usci esebbe in barnora, con una pasticciota, e parle una fettora, usci esalte la bota. Ole! Chiesa, programma! Bravo! Discorso! Bravo, silenzio, bambini. Allora, è una bomba. Adesso voglio dire una roba, un'altra roba, una massa importante. Vi parlo intimamente, in intimità direttamente a voi due, bambini. Di poca rei. Nunoz, siamo chiamati, bambini, a fare un atto di responsabilità, a fare un passo indietro, bambini. Siamo stati riconosciuti dall'istituzione, quindi dobbiamo adeguarci, passo indietro. Me, e qui, davanti a voi altri, dichiaro ufficialmente sciolto, un esempio, il gruppo armato tutela e salvaguardia del dialetto, sinteticamente detto Gratusa. Gratusa, a lei, pure la musa, luna sequedra, Gratusa. Ah, silenzio, bambini, Asima, uspo, ma so ste du miste super carcere dei casetti, per Asima, ma si nascosto. Silenzio, bambini. Uspo poi di... È gruppo Gratusa. Gratusa! Senta, Gigi, uspo poi di... Uspo? No. Dinghe! Le sciol, le proibito! Scanzle! Le stengalera, tanta cosa! Ma quello magari! E grop gratusa! Sciol! Un esempio! Ma è nostro programma! Sì. L'arvenza vale! Verifica, fa fai, primo punto! Dialetta scoli, d'ogni ordine e grado! E una. Gigi, sgant punto. Dialetti cartel stradel in doppia lingua. E terzo punto al di me. Dialetti posto al lavoro, by me. Dialetti posto al lavoro, sia pubblico che privato, certamente. Bravo, e bravo. Poi era quel punto. Ah, quello assomea, blem l'indipendenza della Romagna, la successione dell'Emilia. Che ne so? E bossa, e bossa! Ancora! Ma dille! Te la vuoi smetta sta Romagna là? Un spori dust, e fuori dust, fuori dust, fuori dust, fuori dust, fuori dust! Dov'è Cardunem la Romagna? Ta tua officina? Perché? Perché? La mia officina la chiama Romagna mia, un po' di mia. Ma stasse! Ma sai che vuol dire? Ma stasse! Ma stasse se t'an sei a Robi! Cimbulettate! T'an sei? Oh, a cosa detto? Fesce, andare a vedere tra un po', qua a Viserbamonte, sa tutto calchesi che ha fatto, sa tutto lì chi guadagna, i fai comuni di Viserbamonte, va avanti se, che qui alla Barafanta tra un po' si vorrà dividere quelli di San Giuliano Mare, va avanti se, qui a Miramare fa do comune, Mira e Mare, va avanti se. Te ne so. A cosa detto? Se t'an sei a Robi, sta zì, Guarda questo è proprio l'ignorenda fate. Signorenda fate? Perché sono ignorenda? Sono ignorenda! Va bene, sarò ignorenda. Allora, sta zitto. Smettila, sta cecessione. Ma guarda. Smettila. La una testa, insomma, gli è che... Guarda. Silenzio, bambino, Oh, state a sentire. Un farabie. Però me vuoi bene, anche a te. Ma guarda, me a voi bene. A dare in greco. Ma con questo, l'assessore del medialetto con lo scarsellino, col portafoglio, e l'abbiamo avuto, no? Certamente. Tan fera bie sempre, però voi bene, te lo da dire. E anche a te. A te ringrazio. Perché qualche sera ti supercarcere, voi è, ma vi abbandonè. Assiste sempre da Zaina. Com'era? Certamente, venivate sempre. Sì. Avevi sempre portato a Portugali, Texville, a Diavolo, sempre. Una lima tra Portugali, ma ogni stato. Dico il Mercudè. Ah, sa Cordè, ma d'accordo. Se tu apri. Te sei megafono. Sono le. Chi lei? Chi lei? Chi lei? Bambini. Allora. Televisione scorrerà te. Silenzio, bambini. Allora. Per questo, voi avete la vita severa. Che tra la provincia, ogni assessorato l'ha il suo dirigente. Mm. Mon una, siamo un assessore della massa importante,
e avere due dirigenti. Due dirigenti? Certamente. E uno e due sarei i miei due dirigenti. No, no. Non due dirigenti. Dirigente, beh. Dirigente, me dirigente. Certamente, bambini, certamente. Ma non perdo un bit da pis, sui posti mi manco, la vuoi, la guarda. La feria di Santo Capret. Allora, qualche sera del supercarcere, me, a sostegno mi aiuto, te ho pensato molto nel supercarcere, sì. Ho riscritto interamente tutta la matematica ragionata in dialetto romagnolo, 1000 pagine, le mie prigioni, come Silvio Pellico fa. Come Silvio? Poi, ho scredar 9 programma, completamente rinnovato. Va bene, va bene, va bene. Leggere, bambini. Dicchi, lei? Yes. Sai chi è scritto qui? Ma che lingua è questo? Qui è un amico italiano. Capisci di quello? Non è italiano. Oh, non è italiano. Le dialetti! Dialetti! Sì. Chi non legge la sua scrittura è un asino addirittura, bambini! Ah, ma te l'hai scritto te! Se, ma volete vi dai risponde la lettera! Ma la sandemia, non so più che te l'hai italiano, te l'hai di dialetto! Silenzio! Questo è il nostro problema, che il dialetto è sempre rimasto una lingua orale, la tante scritta! Bisogna cominciare a scrivere in dialetto, bambini! Scrivere in dialetto! Verba volant, scripto mane, come dicevano praticamente, no? Sì, che te detto! Che poi che lingua crede questa? Dialetto arcaico, verba vola, scritta a mano, silenzio! E vuol dire, parole le vola via, robe scritte le mezzi le... Silenzio se non sapete le cose, bambini! Silenzio! Silenzio! Mi dico, io scappesti in comunque. Allora, state a sentire. La lingua dialettale deve diventare una lingua scritta. E per questo... Fa fame. Oh. Me lo passiamo a te. Te passiamo a me? Sì. Pensare ai miei dirigenti, il dirigente per l'assessorato al dialetto romagnolo della provincia, Talscoli, insegnamento del dialetto nelle scuole di ogni ordine grado. È dirigente a scuole, te capisci come fa? Dirigente a scuole. Oh, ma te. Allora, te dai insegnare, ma chi burdel, a scare in dialetto. Ma come fa? Pianino, te lo spiego. Andiamo a mutare. Ta fan scarmume. Te tampon de scarané da sora che burdel puretti che pesun cara direttamente non lo so. Te dai signè dialetto malmestri me te dal malmestri me sarò il mestri dal mestri certamente capì? Me sarò il mestri dal mestri oh me maxalo tampon questa sicurezza me de spaltina allora a so me marge salò allora qui allora guarda allora questa è la delega. La delega? Questa è la delega. Questa è la delega dirigente, Mario Saroli, dirigente dell'assessorato. Assume Mario Saroli. Allora, te svelata a scuola, te di chi è lei, scusi, non vedo la delega, via, andate. Delega. Andate. Allora, te dov'è che tu mi sei? Dove vuoi cominciare, te? Da una scuola qualunque? Ecco, la pisma te. Fema dalla Cutinera. Ma vai a camessa, allora. Non sta a spiegare se cosa fa, adesso. Pazienza, no? Ma sembra la colonnella, scuola elementare numero 5, colonnella. Ho da scorsa, parlato con provveditorati, presidi, sono dei statuti. Allora, bambini, noi, allora, dici sì, no? Bruciamo le tappe della burocrazia per gradi, Perché me amo ancora dei sedie, Nando mi sedia giù. Noi cominciamo per gradi a fare il lavoro, perché la burocrazia è lunga, bambini. Allora, e qui, tu vai là, tra la colonnella, tanto sto tal mestri, tra la magna, andare nella... Ducus magna, la... Tata sì. La magna, no? Tata sì, la magna, ti spiega loro. L'operazione te da feste operazioni qui. Destrutturare state siti è difficile. Destrutturare l'italiano attraverso il dialetto, te capì? Così era come distrugge. Destrutturare, te capì la parola? È come distrugge. Fatta l'esempio. Fatta l'esempio. Calmestri, ma tra la lavagna, sai che gli ha da scrivere? Faccio esempio. Mi raccomando, in italiano, come si dice in dialetto? Amaracman. Calmestri, la lavagna, ma chi burdelli ha da scrivere? Ma raccomando, tutto attaccato. Ti capisci adesso? Ho capito. Il fucile l'ho lasciato a casa. Dire, in dialetto. E sciopa lo lasma chiesa. Ecco, calmestri, la lavagna. Lo schioppo l'ho lasciato a casa, quei bambini. Ho da fare, l'italiano dialetto un po' un miscione, distrugge, l'italiano dialetto, distrugge. Calburdelli, state sentiti per Calburdelli. Luisa, accendi il fiammifero, in dialetto come si Luisa, accendi un fulminante. Calmestri da schifo. Luisa, accendi il fulminante. Capito? Ah, capito. Capisci che lo fai me? Sì, ma va la camessa, lo testa a te. Adesso, ma adesso me, programma, delega, sia posto. Ho dato a bruciare il tappi, per gradi. Chi lei? Tante settimo, perché Maleo scoli Mumegni? Ma sta stai la fatta lì, distende neanche la quinta della metà. Ah no, a me lo fa che c'entro Enei, va la Sandeva là. E vale, comunque, aveva di una roba qui. Se te ne vi bisogna di me,
Ti avessi detto me che c'è me, ma che per me è un sacco di lavoro da fare, che ho un sacco di macchine, che devo fare alcuni vergini, freni. E allora, se tu se ti hai bisogno, tu c'è me, siccome tu non hai bisogno, me torni a casa con un sacco di lavoro da fare. Bravo! 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 Vedi qua, dai, non fai patata. No, dai, te ne muti, sei che fai? Ma su saccia me, ma tu do. O tu vorrà fare una roba anche Matteo, non me, ma me ma fa dirigente, tu farà anche qualcosa che mattina? Vuoi fare qualcosa che prima? Certamente, bambino. Aspetta. Avo di, tu dirigi. La prescia, ho detto tu dirigi, ti ho detto. So, sta buono. Te gigi, fare un lavoro. Che tu lavori, realizzerà la zenta da tutta Europa, giro più, da tutte mani. No. Certamente. Ma vedi che mi essere un lavoro internazionale. Certamente, bambino, certamente. Te sarè e mi dirigente per assessorato al dialetto della provincia di Rimini di cartestra del bilingue e viabilità. No, mi presi di lanas. Adesso non slerga, non slerga. Lo guarda tu. Chi è la defuda? È bussato. Silenzio, bambino. Silenzio. Donca. Avanti. Buongiorno. Silenzio, bambini. Desidera, signorina? Io sto cercando l'assessore Achilli Bianchino. Bianchini, con lei finale. Sono qui presente in persona personalmente, signorina. Mi dica, ha bisogno? Sarei la sua nuova segretaria. Oscia! Silenzio, bambini. Come vedi, signorina, io sono momentaneamente occupato in una riunione con i miei collaboratori. Dirigenti. Come vedi, sono momentaneamente occupato in una riunione con i miei collaboratori. Dirigenti. E se lei vuole, si può accomodare nel suo apposito ufficio qui adiacente, con tutta la sua scrivania, il suo belfast e le scrivente, tutto a posto qui adiacente all'angolo, che quando io ho finito con i miei collaboratori, la chiamo per impartirle i primi rudimenti del suo lavoro. Sì. Quindi io momentaneamente la licenza momentaneamente, si può accomodare nel suo ufficio. Vada pure, signorina. Con permesso. Permesso, scusi. Oscia, la dega la segretaria, Ma a me è solo assessore per i diretti della provincia di Rimini, non so il fior di puri su gamen. Ma te tu sarai il fior di puri su gamen, però, vut che sei, quella è appena arrivata. Te l'hai zamandavi, te l'hai licenziata. Lei è appena arrivata. Appena messo un picco dentro. Proprio con io ho detto la licenza momentaneamente, vuoi dire si accomodi momentaneamente nel suo posto ufficio. Ma tanca per su un carro. Ma questo è proprio ignorante. E che sono ignorante? C'è un ignorante! Va bene, sarò ignorante, però vuol dire la posto di una roba. E dille. Dille. Sette no. Ma non manda. Perché hai un dubbio grosso. Allora di. A posto. Fa festa nel settimo. Sgonte. Quella chi là, lei è romagnola. A tutta dire la verità, Gigi, secondo me quella chi là, la gnagninca italiana. Ma scherzeri, Burde, stiamo scherzando, bambini. Non è romagnola, non è italiana. Stiamo scherzando. La segretaria dell'assessore al dialetto romagnolo non è romagnola. Vi dirò di più, quella ragazza è nata internamente alla provincia di Rimini, certamente. E Massimo, il Sebiandola sarà del nord, sarà di Belaria, sarà di quei posti del nord. Ed è internamente la provincia. Ma non so convince. Ma bambini, stiamo scherzando. Non so convince, sì, italiano. Piuttosto, parliamo della miseria. Dov'è che siamo a vedere? Ah, che tu un figlio presidente Lanas. A tu detto Nusler. A tu detto Nusler. Digli. Non slerghi, stai buoni lei, presidente Lanas. Allora, te deve essere dirigente per i dialetti, cartelli stradali bilingue e viabilità, la delega. Chi è lei? Non vede una delega, dai? No? Questo, posto. Te deve essere, allora, te state sentendo, te hai trovato la tua cassetta di attrezzi, Te deve essere, tra la canestra e la marichiesa, no? Le bisogna a casa mia, poco a poco. Allora, te deve essere pianin pianin, la marichiesa, quant'è un cartello in italiano? Te deve essere, te hai molto sola? E te metti sora e cartelli in dialetto. Sora e cartelli in dialetto. Però non ha sovrapposto, sovrastante. Ti capi? Ti capi? Fai capire. Allora, se mi apre, se tutta la mia cassetta di attrezzi, a guarda Mularoni. Da Mularoni. Quello che fa gli insegni. Ma perfetto, tutti gli insegni in dialetto. Certamente. Tu apprezzi andare la via Marechese. Verso la Marechese. Quando è che ha rotto qui i cartelli in italiano? Me a toga i miei cartelli in dialetto e a me Saura. Ma no, Saura. Ti capisco? Capisci? Allora, però così una roba. Se non capisci. Manda. Da parte mia è un indubbio grosso che questa volta. Allora di. Manda.
Adesso, ditemi, questo è il lavoro che ho da fare per tutta la Romagna, no? Capi bene? Ah, t'ho detto, non slerga, t'ho detto, la Romagna, la provincia, internamente la provincia. La provincia, a Drenni però. Certamente. Allora non tocca neanche a Igea, non tocca neanche al posto di che lei. Adesso vuoi di una roba, mo? Igea. Belaria, con cui scrivi in dialetto, Belaria. Ma come con cui scrivi? Belaria, si scrive Belaria, con una L sola. Ah, che un L! Cioè, allora, no, per carità, per carità. Sarà una bella con una L. Per carità, per carità. Bambini, per grazia. No, ma che puttana ragione, guarda, riesci anche a fare questo, fatto te. Bordown, ci metto tutto. No, per carità, per carità. Allora, bambini, tattica. Bruciare le tappe della burocrazia per grazia. Sì. Per grazia. Allora, a me anso ancora da insediare, che Nando mi insedia, ho detto giorni ti insedio. Allora, pianino, però andiamo avanti con la voce. Allora, io vi licenzio momentaneamente, bambini. E camaneo! Ho detto momentaneamente. Avvertita! Ho detto momentaneamente. Aspidemi quella prossima semana per il resoconto, bambini. Allora andiamo. Andiamo. Va bene. A salvo, ma male. Tranquillo, comunque, tinti su, mi raccomando, Sì, però tu prendi da finula, ma non abbiamo gusti per te, tu mi sa bene. Sì, da qua vado a lavorare. Stito il bambino sulla rela. Bambino sulla rela, stito. Allora, dopo, andiamo avanti. Allora, certamente, insediamoci. Allora. Pronto, signorina, sono l'assessore Bianchini, assessore al dialetto. Si vuole accomodare appositamente nel mio ufficio che le impartisco i primi rudimenti del suo lavoro? Grazie, signorina, ci vediamo qui, l'attendo. L'attendo qui, mettiamoci posto. Mettiamoci posto. Sì. Avanti! Punto. E dunque, intendo intendere... Le cose... Dal punto... Buongiorno, signorina, eh? Era parecchio tempo che l'aspettavo, sa, ormai disperavo di vederla, signorina, lo sa. Mi dispiace, ho avuto incarico solo oggi. Vabbè, non fa niente. Mi presento. Molto lieto. Achille Bianchini, detto Chilenza, da famiglia Zastarelli, ex maestro elementare della scuola di Spadaloro di Rimini, ora assessore a diretto con portafoglio per la provincia di Rimini. Molto lieto, signorina. Piacere mio, mi chiamo Liboy Modestova. Scusi, puoi ripetere, signorina, il nome? Liuboy Modestova, ma lei mi può chiamare Liuba se vuole. Si accomodi pure, signorina, si segga. Si segga pure nella sua apposita sedici. Lei, signorina, abita Rimini? Mi scusi se faccio la domanda, abita Rimini? Sì. Ah, bene. Ma è nata Rimini, quindi? No. Però è nata sicuramente internamente la provincia di Rimini, Riccione, Sant'Arcangelo, non si scappa. No. Però è romagnola, eh? No. Italiana sicuro comunque, siete. Ho la cittadinanza. Allora mi scusi, signorina, se mi permetto la domanda, Mi scusi, Ma lei, mi scusi, di quale nazionalità è, signorina? Sono russa, di San Pietroburgo. Adesso capì, mi scusi signorina, non avevo capito, mi scusi, cioè è stato così, la sua mamma sarà sicuramente russa e il suo babbo sarà sicuramente bagnino o albergatore riminese, tanto non si scappa, ho pambagnato come si suol dire, no Gergo? Mia madre è russa, mio padre è russo, di San Pietroburgo, è chiaro? Ah, quindi lei signorina è proprio russa russa, russa da fatto. Scusi? No, intendo dire russa da fatto, vuol dire intrinsecamente nessun intrinseco russa, signorina, capito? Mi scusi se le dico queste cose, però ci deve essere stato con Nando un fraintendimento. Non ci siamo capiti con il mio presidente Nando Fabio, perché gli avevo chiesto espressamente di mandarmi una segretaria di Sant'Arcangelo di Romagna, non capisco perché mi ha mandato. Adesso non voglio dire, c'è un quiproquo con Nando sicuramente. Quiproquo con Nando. Cosa vuoi? Se io per lei sono un problema. Potrei chiedere il trasferimento in un altro ufficio. No, signorina, non fraintenda, Lei non è assolutamente un problema per me, Personalmente io non ho niente contro di lei, io non sono un artista, signorina, Io sono stato sempre per il gemellaggio, lo scambio culturale, sempre, continuamente, quello signorina. Solo che io, capirà, il mio lavoro è assessore al dialetto della provincia di Rimini, mi servirebbe una segretaria, insomma, che sappia parlare il dialetto romagnolo. E qui c'è un evidente qui pro quo in atto, mi scusi se lo voglio dire, signorina.
Allora è meglio che io chieda trasferimento. Aspetti, signori, aspetti, non precipitiamo le cose. Mi faccia pensare, signori, mi faccia pensare. Sto pensando, signori. Sto sempre pensando, signori. Sbagliato a mandarmi lei. Forse non ha sbagliato il mio presidente Nando, si segga. Adesso ho capito, non avevo capito. Si segga. Si segga pure, signorina, si segga. Lei mi ha detto, signorina, mi scusi, è russa, vero? Russa di? Di San Pietroburgo. Oh, San Pietroburgo, bellissimo, sono stato. Madonna, andavamo sempre col PC San Pietroburgo. Bello, bello, con tutte le sue cosine a pozzo. San Pietroburgo mi è piaciuta molto, sempre stato con Bonetti 2 o 3 volte. Mi piace molto. San Pietroburgo è vicino a Mosca, no? 800 chilometri circa. Beh, adiacente Mosca, certamente, molto bene, molto bene. Ma lo sai, che dicevo, lo sa che non ha sbagliato andando a mandarmi lei? Non ha mica sbagliato, perché io, guardi, se lei, con lei, ecco, se lei, non so se lo sa, io mi sono assessore agli eletti, mi sono dato l'autodelega, si chiama così, autodelega, all'insegnamento degli eletti nei posti di lavoro. Allora, se lei, io potrei fare un esperimento con lei, signorina, se lei è disposta, lei potrebbe essere il primo extracomunitario, non so offendersi di questo comunitario, vero? Non sono razzista io, non so offendersi, vuol dire esterno alla comunità europea, sarebbe il primo extracomunitario che mi impari il dialetto romagnolo, sarebbe una cosa molto molto buona. Ecco, l'unica cosa che le chiedo, signorina, per lavorare internamente al mio assessorato, lei mi dovrebbe dare la disponibilità, ecco, ad imparare il dialetto romagnolo, sarebbe solo questo. Lei è disponibile, signorina? Io già parlo italiano, inglese, francese, oltre alla mia lingua madre. Potrei imparare anche il dialetto romagnolo, se questo è necessario per il mio lavoro. Molto bene, allora lei forse sì, io vedo che è già naturalmente predisposta per la lingua, molto bene. Allora, guarda, ci organizziamo così, guardi, io le dico che va bene. L'unica cosa, noi dovremo fare alcune lezioni settimanali di dialetto romagnolo. Io sarò il suo personale precettore, le insegno io, mi sono dato questa autodelega, voglio fare questo esperimento con lei. Dunque, diciamo così. Le nostre lezioni consisteranno appunto in 2 lezioni settimanali all'interno degli orari di lavoro, più eventuali approfondimenti fuori orario, come si suol dire, per ripetizioni e altre cose, perché deve sapere che la lingua romagnola è molto difficile, signorina, è molto complicata. Molto bene. Dunque, signorina, allora, già che ci siamo, no? Ecco, le voglio dire, per bruciare i tempi della burocrazia, come si suol dire, no? Bisogna subito portarsi avanti oggi col lavoro. Quindi, se lei è disponibile, ad esempio, lei a mezzogiorno oggi cosa fa? È libera? Sì. Quindi perché qui ci sarebbe? Lei conosce la cucina romagnola, signorina, per vedere un attimo? Non molto, ma sì. E le tagliatelle le conosce? Mi piacciono. Molto bene, signora. Lei è molto preparata sulla lingua. Ecco, perché sarebbe una trattoria casereccia qui vicino che fanno delle tagliatelline che sono una cosa. Potremmo portare i tempi della. Questo deve essere il cittadino. Il cittadino si interroga continuamente e mi fa domande continuamente. Pronto, assessore Bianchini, assessore Dialetto. Chi parla, mi scusi? Esther. Ci te? Sai che fu? A te ho detto che ta merda c'è me quando cazzo tra assessore. A te l'ho detto. Sai che fu? Na. An venga, magnè. Ho da fè, ho da lavoro una massa. Sta zitto. Mai il terzo che ne si ripina. Anni voi. Mai. Sta un po' zitto. Mo vado tu. Oh, va lì per in avendo. Vado tu. An venga. A salute. Sì, su. Questo è il cittadino, era il cittadino, si interroga continuamente sulle sorti della lingua, vuol sapere, ecco. Veramente rimasti, signori. Ecco, quando sono, ecco, la porta a mangiare in questa trattoria casereccia, se le va bene, fanno delle tagliatelline eccezionali. Ecco, diciamo così, quando sono intorno alle 12:30, lei si presenta qui nel mio apposito ufficio, andiamo insieme, così diamo una prima infernatura di dialetto romagnolo, Molto, molto bene, sono molto contento, sa, signore. Ecco, solo una cosa per vedere la sua predisposizione della lingua. Ecco, facciamo questa cosa, Provi a ripetere con me, non abbia paura, Andem a manier. Andem a manier. Molto bravo. Ma lei ha un talento naturale, lo sa? Molto bene, signore. Ecco, una cosa sola le voglio dire, Cittare. Quando siamo fuori in pubblico, anche per una certa creanza, io gradirei che davanti alla gente mi chiamasse, insomma, assessore Bianchini. Ecco, ci vorrebbe una certa creanza, lo può fare, no? Sì.
ascensore Bianchino. No, ascensore è quello che va su giù. Io sono assessore Bianchini, con le inglese. Assessore Bianchini. Molto bene. Allora io la licenza momentaneamente, ci vediamo dopo nel mio posto ufficio. A dopo. Molto bene, signora. Cosa sta facendo? Ma come cosa sto facendo? Non vede? Sto lavorando, non vede? È scambio culturale con la ragazza appena arrivata, no? Per intenderci sul lavoro, per capirsi, bisogna lavorare insieme, per capirsi, bisogna intenderci, parlare, incontrarsi. Guardi che io la conosco molto bene e ho visto come guardava quella giovane segretaria. E poi l'invito a pranzo, andiamo. Controllo mi va giù, professore. Cosa vuole in vita pranzo? Ma cosa vuole insinuare, professore? Ma cosa vuole insinuare? Io per quella ragazza, quella ragazza è intelligente. Quella ragazza è molto intelligente, mi va giù a poltrona. Quella la miseria. E sei stato lei? Questo è un problema suo. Me l'avevano messa lei questa poltrona. Vado avanti. Tira la manovella. Professore, le dirò che per quella ragazza io ho dei grandi progetti, mi darà delle grandi soddisfazioni. Spero che siano dei progetti in linea con il suo mandato, con l'impegno che lei si è preso con i cittadini e con le istituzioni romagnole. Ma certamente che sono in linea, perché cosa vuole insinuare? Guardi che lei ha una missione da compiere e non può permettersi distrazioni, deve rimanere concentrato sull'obiettivo, ecco. Ma io sono concentrato, caro professore. Per me niente è più importante del dialetto romagnolo. Io sono pronto a dare sangue per la mia battaglia per il dialetto romagnolo. Vincere o morire, e viva il dialetto romagnolo!